qui con Palma alla fine di questo primo tempo, una partita quasi diciamo molto combattuta, equilibrata, se non risultato di 1-1, infatti un tuo gol nel finale primo tempo su punizione, che hanno Beh, sottovalutato. diciamo che non me l'aspettavo nemmeno io che segnavo, sono contento di aver pareggiato, cercheremo nel secondo tempo di fare molto meglio. Diciamo che questo primo tempo è stato molto positivo da parte della tua squadra. Sì, infatti è stato un po' caotico, ma ci riprendiamo Cosa pensi che serve il secondo un po' più tempo? di grinta, un po' più di gioco a centrocampo. Vabbè, in bocca al lupo. Siamo qui con i quartieri spagnoli alla fine di questa partita contro gli All-Star. Vabbè, una partita possiamo dire dominata da parte vostra, anche se il primo tempo è partito il risultato di 1-1. Parliamo con il capitano San Martino, cosa da dire? Una grande prestazione, ha giocato bene tutta la squadra. Grande anche il portiere che ha sostituito la grande Christian, che non è venuto. Bene Enzo in difesa, per la prima partita che ha giocato in difesa ha giocato benissimo, tutta la difesa. E anche due componenti che comunque hanno sostituito anche loro a grandi livelli, era Giusto e Vitello, che non sono venuti. Va bene, Pipolo, parliamo con te, hai fatto un bellissimo gol nel finale, finta su finta, doppia finta. È la 1x triangolo. Niente, ho fatto un bel gol, mi sono meravigliato anche io. È giusto che sia così. Non me l'aspettavo. All'andata mi è riuscito a volo, ma ho fatto di tecnica. Comunque in difesa diciamo te la cavi anche bene, non so, ti copri tutti i ruoli in questa squadra. Diciamo se non gioco della squadra. Cosa pensi che sia per le prossime partite mancato quest'oggi o fino ad ora? Parlare di meno e giocare di più. Ci mancava, però Christian sicuramente per fare le sue fiche la prossima. Vabbè, in bocca al lupo per poter mettere il tonno.